a tutti, bentornati sul mio canale. Torniamo con un po' di creazioncine in resina. Mi dovrebbero anche arrivare da Wish e Amazon dei coloranti per la resina. Ne ho visti parecchi anche in giro qua su YouTube ed ero curiosa di provarli, visto che come al solito io uso tutto quello che non è specifico da resina per colorarli, ma va bene. Allora, mi sono un po' divertita questa volta a usare delle pipette, o perlomeno io le chiamo così. Sempre su Wish ho preso di questi bagagli qua e riempiti con la resina, ed ho provato a fare questi bicolor sulle creazioni e vediamo cosa è saltato fuori. Magari se vi piace l'idea facciamo anche un video. Faccio anche un video dove le provo insieme ai coloranti nuovi. E poi non mi sono assolutamente dimenticata del giveaway del Back to School. Devo riuscire ad estrarre e a rifare il video. Sono un attimo nella lista di cose da fare, promesso. Ok, partiamo. Partiamo da questi più semplici e grandi, che sono proprio base. Abbiamo questo. Bellino! Sì, diciamo che lo stampo era un po' sporco. Guardate come è venuta una doppia sfumatura. C'è una rovina un po' più chiara. Era un po' sporco dai glitter, ma pazienza. Questo stampo che ho ritrovato in un cassetto sperduto e penso di non aver neanche mai fatto, quindi vediamo. Bello! Molto bello. Sì. Qua serve un trifoglio e anche questo. Questo un paio di volte devo averlo fatto con gli stickers, ma niente di che. Qua, bello anche questo. Sono riuscita a sfumare più colori, in realtà il bianco si sarebbe dovuto sfumare un po' di più, ma pazienza. Poi abbiamo questi Tsum Tsum, che tanto non mi vengono mai, vengono sempre pieni di bolle, quindi aspettiamocelo. Questo è un brillantino, non è una bolla. Stamavadar che sono riuscita a non fare buchi. Fantastico! Ta-da! Bianco normale, semplice. Non ho messo glitter, non ho messo nulla, volevo che mi riuscisse. Questo invece di Malefica ho usato un ombretto perlato arancione che ho ritrovato anche questo in quel cassetto. E dovrò andare avanti con i video degli svuotacassetti, perché è veramente un sacco di roba. Ed è questo, bellino. Ecco, perlato forse non si... Ecco qua un buco per esempio già. Il perlato non è che si veda tanto, sembra più lucido del normale, ma non perlato. Sì, dà l'idea poco del perlato. Vediamo questo qua, due piccoli Hello Kitty, che ce n'è uno e uno due, ovviamente fatto con la resina da scarto, quindi quella che mi era rimasta. Questo qua invece è una creazione del mio ragazzo, gli ho dato in mano tre pipette colorate e gli ho detto divertiti. Vediamo cosa ha realizzato, da dietro è bellissimo. Wow, e davanti lo è ancora di più, guarda che bello! Adesso quei glitter non so dove arrivino in realtà. Anche in questo caso forse era sporco lo stampo, ma è bellissimo! Guardiamo le scritte, che questa è semplice perché è identica a rovescio, solo che è glitterata. Dai, è bellissima. Questo giochino delle pipette è bellissimo. E poi anche questo non avevate ancora visto, che è questo, sempre uguale, bellissimo anche questo. Questa già la scritta è bella di per sé, quindi devo poi ammettere che in questo video spopola il verde. E poi guardiamo questi, che anche questi sono tutti stati fatti con della resina di scarto. Questa addirittura ha perso un buco dietro, era un bottone una volta. Questa che era bellissima da dietro, poi alla fine davanti è venuta normale. Se vuoi venisse anche questa più chiara, ho esagerato con i glitter scuri a questo punto. Sì, decisamente. Questo vabbè, no, questa era fatta apposta. Qui invece dovevano essere meno, perché è un altro colore, è lilla contro il blu. Mi viene un dubbio. Poi abbiamo questa borsina doppia, che qua come potete vedere mi sono malamente sbagliata, doveva arrivare più sul turchese. E per ultimo un diamantino, che però questo stampo non
riesce più. Addirittura è rimasto un pezzo di gomma siliconica, che gioia. Ok, direi che questo stampo si, questo pezzo di stampo si può buttare via. Bisogna ammettere che sono molto molto carini questi cosi. Sono molto soddisfatta del risultato, spero che anche a voi piacciano. Probabilmente d'ora in poi ricomincerò a caricare i lotti che vedete, tipo in questo caso, questo video, questi, queste creazioni in resina, lotto unico, direttamente sul mio negozio. Spero che vi piacciono, se è così lasciatemi il solito bellissimo like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!